Ecco gli amici di Peppa. Forza ragazzi, vediamo chi arriva primo. Sì! Ognuno di loro ha una letterina per Babbo Natale. Che cosa avete chiesto quest'anno a Babbo Natale? Un monopattino. Una navicella spaziale. Una chitarra giocattolo. Un topolino di gomma. Una corda per saltare. Una trombetta. Una racchetta con la pallina. Giorgia ha chiesto un trenino giocattolo. E io invece vorrei tanto un colorato yo-yo. Arriva il signor Zebra, il postino. Guarda quanta posta! Oggi è un bel po' da lavorare. Sì, sono tutte le nostre lettere per Babbo Natale. È molto importante che le riceva in tempo per portarci i regali. Lui abita al Polo Nord. Sì, leggo l'indirizzo sulla busta. Se devo portare tutte queste lettere al Polo Nord entro oggi, non posso perdere altro tempo in chiacchiere. Ciao! Ciao! Peppa e George vanno a visitare la capanna di Babbo Natale. Ciao a tutti, amici! Ciao, ciao! Tutti a bordo del treno degli elfi! Da questa parte per la capanna di Babbo Natale! Susie, tu che cosa chiederai come regalo a Babbo Natale? Ancora non lo so. Tu che cosa chiederai, invece? Mi piacerebbe una bambola che cammina, che parla e può perfino chiudere gli occhi quando la metti a dormire. Sì, la voglio chiedere anch'io! Come fa Babbo Natale a ricordarsi tutti i giocattoli che vuole ognuno di noi? Compila una lista! Deve avere una slitta molto veloce per fare il giro di tutto il mondo in una notte sola! La sua è una super slitta! Lo sapete che Babbo Natale è tanto tanto vecchio? Sì, ha centinaia di anni! È perfino più vecchio di mio nonno! Siamo arrivati alla capanna di Babbo Natale! Oh! Oh, oh, oh! Buongiorno a tutti voi! Buongiorno, Babbo Natale! Siete stati tutti buoni? Sì! Avete sempre tenuto in ordine le vostre camere da letto? Sì! E tu? Oh, 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 ma certo! E ora venite qui e ditemi quale regalo vorreste per Natale. Potrei avere un pallone, per favore? Io uno xilofono! Il gioco delle pulci! Una scatola di magie, per favore! Macchina da corsa! Brum! Una pallina magica! Boing, boing! Un treno, per favore! Un treno giocattolo! No, non un treno giocattolo! Un treno vero! Uno che posso guidare con dei veri passeggeri sopra! Oh, oh, vedrò! Che cosa posso fare? Avete chiesto tutti il regalo? No, manchiamo ancora noi due! Oh, scusatemi tanto! Allora, tu come ti chiami? Sono Peppa Pig! Noi ci siamo già incontrati! Oh, certo! Mi fa molto piacere rivederti, Peppa! Che regalo vorresti per Natale? Mi piacerebbe una bambola che cammina, che parla e che può perfino chiudere gli occhi quando la metti a dormire, per favore! Ecco Susie Pecora, Rebecca Coniglio, Danny Cane, Zoe Zebra, Candy Gatto, Emily Elefante e Pedro Pony. Gli amici di Peppa sanno pattinare molto bene. Anche Peppa vuole pattinare. Ciao a tutti! Ciao Peppa! Questa è la prima volta che pattini, Peppa? Sì! Vuoi che ti insegni come si fa? No, ti ringrazio, Susie. Sono certa di sapere già come si pattina. Ok, vieni con noi. Aiuto! È assolutamente impossibile. Non voglio ritornare a pattinare mai più. Non preoccuparti, Peppa. È normale cadere quando si pattina sul ghiaccio. Anch'io cado spesso. Guardami. Oh, perbacco! Oh, oh! Che tontolone! George, ti va di pattinare con me? No! George non ha mai provato a pattinare e ha un po' di paura. Ci penso io a George. Tu vai a insegnare a Peppa a pattinare. Pattinare non è difficile, Peppa. Devi spingere il piede e scivolare. Spingi, spingi, scivola. Visto? Spingi, spingi, scivola! Spingi, spingi, scivola!
davvero facile! Adesso posso farlo anche da sola, mammina! Spingi, spingi, scivola! Spingi, spingi, scivola! Ben fatto, Peppa! Guardatemi! Sto pattinando! Peppa se la cava molto bene! Già, sono un'ottima insegnante! Fa così freddo che la pozzanghera si è ghiacciata. È molto scivolosa. Non è affatto divertente. Ecco mamma e papà Pig. Oh, guarda, una bella pozzanghera. Papà Pig adora saltare nelle pozzanghere. Attento, papà! Stavo per cadere. Per fortuna ho un grande senso dell'equilibrio. Papà, le pozzanghere sono ghiacciate oggi. Non possiamo saltarci dentro. Non essere triste. Andiamo a dar da mangiare alle anatre. Evviva! Peppa e George adorano dar da mangiare alle anatre. Ciao, anatre. Vi abbiamo portato un po' di pane. Alle anatre piace il pane. Oh! Fa così freddo che il laghetto si è ghiacciato. Il ghiaccio è molto scivoloso. Scusateci se abbiamo riso di voi, ma è stata una scenetta buffa. Sta iniziando a nevicare. Guardate! Peppa e George adorano la neve. George, afferriamo i fiocchi di neve. Peppa e George vogliono afferrare i fiocchi di neve. George ne ha preso uno. Anche Peppa ne ha preso uno. Ecco Susie Pecora sul suo slittino. Ciao, Peppa. Wow, Susie, sembra uno spasso. Stiamo giocando a scendere dalla grossa collina. Ci sono anche tutti gli altri. Perché non saliamo sulla collina e guardiamo la gente che va in slitta? Sì, andiamo! Mamma, possiamo andare a giocare con la neve? Sì, ma fa molto freddo fuori, quindi dovrete coprirvi per bene, ragazzi. Evviva! E non dimenticate di mettervi il cappello, i guanti e la sciarpa di lana. Fa davvero molto freddo fuori. Peppa e George devono indossare cappello, sciarpa e guanti di lana. Vieni, George! Peppa e George giocano a lasciare le impronte sulla neve. A Peppa e George piace moltissimo lasciare le impronte sulla neve. Oh là là! Non è affatto divertente! George, giochiamo a fare a palle di neve? Peppa ha fatto una palla di neve. Peppa e George si divertono moltissimo. George, torna subito qui! Oh là là, sembra che questo gioco si sia fatto troppo violento. Scusami, George. Cos'è successo? Le femmine non ci lasciano entrare nella casa sull'albero. Sì, non è affatto giusto. Oh oh, forse so come aiutarvi. Venite con me.
possiamo giocare a prendere il tè con calma e senza maschi. Cos'è questo rumore? Finito! Adesso voi ragazzi potete giocare in un vero castello che si apre con questo ponte levatoio. È bellissimo! Grazie mille, nonno Pig! Ci fate entrare? No, questa è una fortezza per maschi e voi non siete le benvenute. Come vorrei poter giocare là dentro. La casa sull'albero è molto più bella del loro castello. Andiamo, ragazze. Sono il re del castello. Ogni castello ha la sua bandiera. Oh, i maschi hanno una bandiera. A noi non serve una cosa tanto inutile. Ecco nonna Pig. Ciao, bambine. Posso portarvi qualcosa? Sì, una bandiera! E deve essere molto più bella di quella che hanno usato i maschi. Vedo cosa riesco a trovare. Sono il re del castello! Oh, oh! In un castello che si rispetti deve esserci un telefono. Reggi questo. Tenete la corda bella tesa e potrete parlare con i vostri amici. Noi non vogliamo parlare con i maschi. E noi non vogliamo parlare con le ragazze. Nonna Pig ha trovato una bandiera per le bambine. La vostra bandiera sarà questo vestito. Grazie, nonnina. Leo preferirebbe una torta al cioccolato. Purtroppo ho solo la torta ai canditi. È sicuro di non volerla assaggiare? Wow! Ha detto che gli piacerebbe provarne un pezzetto. Mamma Pig dà un po' di torta all'amico immaginario di Susie. George sta giocando col suo dinosauro. Dinosauro! George, ti sei seduto addosso a Leo! George non sa che Susie ha un amico immaginario. Leo ha detto che non ce la fa a finire la sua torta. Quindi può mangiarla George. Andiamo a giocare di sopra adesso? Sì, possiamo giocare a travestirci. Ma io lo stavo chiedendo a Leo. Oh. Wow. Leo ha detto che gli piace molto travestirsi. Bene, andiamo Leo. Peppa e Susie giocano a travestirsi. Peppa sarà una fata. Dimmi il tuo sogno e io lo realizzerò. Il mio sogno è di essere la regina Susie. Allora Leo Leone può fare il giullare di corte. Figurati se si accontenta di fare il giullare. Lui vuole essere il re. Ecco Papà Pig. La mamma mi ha detto che in casa abbiamo un ospite molto speciale. È venuta a trovarmi la mia amica Susie, papino. Sei proprio sicura che non ci sia qualcun altro, Peppa? Certo che c'è qualcun altro. Il re Leo Leone. Oh, è un onore avervi fra di noi, il re Leo. Papà Pig finge di vedere il re Leo. Sapete che siete veramente elegante con quella corona d'oro? Sì, è davvero molto elegante. E sta anche indossando i pantaloni rossi più belli che ha. È vero. E il suo golf blu fatto a mano. Ma che cosa dici? Leo non ha nessun golf blu fatto a mano. In questo momento indossa una camicia verde. Beh, è un colore incerto, un verde bluastro. George è un po' troppo piccolo, si stancherebbe molto in fretta, Peppa. Ma io ormai sono grande, non mi stanco facilmente. Faremo un giro piuttosto lungo, Peppa. Sei proprio sicura? Sì, papà, non preoccuparti. Molto bene, siete tutti pronti? Sì, Papà Pig! Allora partiamo! Sto vincendo! Questa non è una gara, Peppa, è soltanto una tranquilla passeggiata in bici. Sì, papino, ma sto comunque vincendo io! Ah, e ora chi sta vincendo? Salire sulle colline non mi è mai piaciuto. Hai visto? Abbiamo vinto la gara. No, invece non avete vinto, perché in quel momento io non stavo gareggiando. Ma adesso sì! Provate a prendermi! Ah, ah, non sei altro che un'imbrogliona! Ciao, Anatre! Stiamo facendo un giro in bicicletta!
Ah, avevo dimenticato quanto mi piace andare in bicicletta. Mi ero scordato anche che salire le colline non mi è mai piaciuto. Il percorso è molto ripido. Le colline dovrebbero essere più basse. Sì, ma guarda che panorama stupendo. Povero me. È davvero molto faticoso. Mamma Pig, tu non stai pedalando! Oh, scusami, papà Pig, mi stavo godendo la bella vista. Peppa e gli altri sono arrivati in cima alla collina. Ci sono gli amici di Peppa. Ciao, Peppa! Ciao! Stavamo per fare una gara di velocità. Peppa, perché non partecipi anche tu? D'accordo, ma soltanto se la gara la facciamo in discesa. Va bene. Allora, che cosa posso dipingere? Ottimo soggetto, George. Dipingerò il vecchio albero di ciliegio. Che cos'è quello? Si chiama cavalletto, Peppa. Serve per appoggiare la tela. E che cos'è una tela? La cosa sopra cui si dipinge, un po' come i fogli di carta che usate voi. E quello cos'è? Dentifricio? No, tesoro. Questi sono colori speciali che usano gli artisti adulti. Bene, con che colore volete iniziare? Rosso, per favore. Perché il rosso, Peppa? Perché il rosso è il mio colore preferito, papà Pig. Ma per prima cosa dobbiamo dipingere il cielo. Guarda, sai dirmi di che colore è? Azzurro, naturalmente. Molto bene. Iniziamo con l'azzurro. E ora disegniamo l'albero. Ci serve un po' di verde per le foglie. Ma il verde non ce l'abbiamo. Non preoccuparti, se mischiamo un po' di azzurro con del giallo, possiamo creare il verde. Mischiando azzurro e giallo si ottiene il verde. Facciamo tante belle foglie verdi e in basso un po' di erba. E come farai con il tronco? Senza il marrone non puoi dipingerlo. Possiamo crearlo noi. Basterà mischiare verde e rosso. Mischiando verde e rosso si ottiene il marrone. Papà Pig dipinge il tronco e i rami dell'albero. Wow! Papà, posso dipingere le ciliegie? Ma certo, Peppa. Bagna il tuo dito nel colore e premilo sulle parti verdi. 1, 2 e 3. Ben fatto. George, tocca a te adesso. Sei davvero un grande pittore. Complimenti. Perfetto, abbiamo finito il dipinto. Urrà! Oh, ci sono le anatre. Motori al massimo! Ciao, ciao, nonna! A più tardi! Peppa e George adorano il trenino del nonno. Il treno del nonno fa ciuf ciuf, ciuf ciuf ciuf, ciuf ciuf ciuf. Il treno del nonno fa ciuf ciuf tutto il dì. I maiali sul treno fanno oink oink oink, oink oink oink, oink oink oink. I maiali sul treno fanno oink 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 tutto il dì. Ecco nonno cane con Danny cane. Ciao ragazzi. Ciao Danny. Vedo che giocate con un bel trenino. Giocare? Gertrude è una vera locomotiva. Funziona ancora quel vecchio macinino? Vecchio macinino? Col mio carro attrezzi ho salvato molta gente che aveva bisogno di aiuto. Senti, nonno, posso fare un giro sul treno? Certo, va pure, Danny, se trovi più divertente giocare su un trenino. Grazie, nonno. A più tardi! La signora Coniglio guida lo scuolabus. Alla vostra sinistra ci sono delle colline con un po' di alberi. Ciao, amici! Ciao, Peppa! Ci sono tutti gli amici di Peppa. Possiamo fare un giro sul treno? Vorrei che questi bambini facessero una gita divertente ma istruttiva. Pensa che i treni siano istruttivi? Sì, lo sono di certo. Ascoltatemi, alzi la mano chi vuole fare un giro sul treno. Io! Ora alzi la mano chi vuole rimanere sull'autobus. Va bene, potete salire sul trenino, io rimarrò dietro di voi. Il treno del nonno fa ciuf ciuf, ciuf ciuf
sicura che ti avrebbero regalato un altro dinosauro. Premilo sulla pancia. Troppo spaventoso. George, ti ho fatto un bigliettino di auguri. Indovina che cosa ci ho disegnato. George non ne ha idea. Avevo pensato di disegnarti un bel fiore. A George non piacciono i fiori. Ma poi alla fine ho deciso di farti un... dinosauro! È davvero un bel disegno, Peppa. Lo so, la verità è che sono molto brava. Bene, ora andremo in un posto speciale, come dono di compleanno extra. Evviva! Corriamo allora! Ma dov'è che andiamo? Lo vedrete! I bambini non vedono l'ora di scoprire di che cosa si tratta. Ci volete portare al circo? No, ma è un posto altrettanto bello. Allora è il cinema. No, molto meglio. Non riesco ad immaginare niente. Dove staranno andando? Siamo arrivati. Si sono fermati davanti al museo. Perché siamo venuti al museo? Un attimo e lo vedrete. Che cosa sarà questo regalo speciale? George, mi dici per favore qual è la cosa che più ti piace al mondo? Dinosauri! dinosauri! Il regalo speciale è la stanza dei dinosauri del museo. Sempre i soliti noiosi dinosauri. Dinosauro! Ma che cosa ci fai sopra il tetto? Stiamo riordinando la soffitta. Cos'è la soffitta? È il posto in cui stanno le cose molto vecchie. Anche tu allora vivi lì. No, lì ci sono cose perfino più vecchie di me. Possiamo aiutare? Come no? Stanno salendo verso la parte più alta della casa. Lassù c'è la porta della soffitta. E come facciamo ad arrivare fin là? Guardate, ho un piccolo trucchetto. Eccomi qua, buongiorno tesori. Ciao nonna. Forza, venite. Questa è la soffitta. Wow, è piena di cose. Sì, soprattutto cose inutili. Ma Peppa e George ci hanno offerto il loro aiuto per fare un po' d'ordine. Ottimo, perché non cominciamo buttando questo scatolone? Oh, per favore, questo no. A che serve una cosa del genere? A niente, ma è la mia nave in bottiglia. E questa qua? È un'altra preziosa nave in bottiglia, no? E queste allora? Sono gli altri miei splendidi modellini. Mi servono tutti. Beh, dovremo pur buttare qualcosa. Sì, hai ragione. Cominciamo con questa scatola. No, sono i miei cappellini. Oh, cielo, non riusciamo mai a decidere che cosa buttare. Ho un'idea. Facciamo decidere a George e a Peppa. Ok. Allora, che ne dite di questa valigetta? No, quella no! Non è certo una valigetta qualunque, guardate. Si tratta di un vecchio giradischi. E questo qui era il nostro disco preferito. Possiamo sentirlo? Certo. Oh, non lo ascoltiamo da anni. Ma questa cartina sembra un po' complicata. Volete salire ancora? Sì, per piacere! Più in alto, più in alto! La mongolfiera vola sempre più su. Oh! Dove è andato a finire il cielo? Non preoccuparti, Peppa. Stiamo solo attraversando una nuvola. Oh! Wow! Il cielo è tornato! Evviva! Verso il blu, verso il blu. Noi voliamo sempre più su. Se con noi viaggerai, certo ti divertirai. Guarda, Teddy, siamo davvero molto in alto. Peppa, sta attento a non farlo cadere. Teddy, sta precipitando. Non
dovete preoccupare. Andiamo subito a prenderlo. Tenetevi forte, ragazzi! Comincia la discesa! La signora Coniglio fa scendere la mongolfiera per andare a cercare Teddy. Non riesco a vederlo da nessuna parte. Eccolo lì! È rimasto impigliato in un albero! Magari potrei usare quest'ancora per recuperarlo. Più piano, piano, preso! Papa Pig ha ancorato Teddy. Teddy! Evviva! Oh no, nessuno guarda dove stanno andando. Guardate lì, sbatteremo contro l'albero. Tenetevi forte! Prima Teddy è rimasto impigliato e ora ci siamo impigliati noi. Papa Pig, ma dove siamo finiti? Ti sei perso, non è vero? Sì. Guardate tutti là! Quella è la casa di nonno e nonna! Sì, dobbiamo essere finiti nel loro cortile. Come pensavo? Qualcuno ci sente? Nonna Pig! Nonno Pig, siamo qua! Oh, santo cielo! Ciao, Peppa! Ti lavi i denti tutti i giorni? Sì, dottore Elefante! Brava! Dunque, chi è il primo? Inizio io, perché sono una bambina grande! Stai a guardare, George! Siediti, per favore! Tieniti forte! Bello! Ora apri bene la bocca! Ancora di più! Bene, diamo una bella occhiata! Per guardare i denti di Peppa, il dottore elefante usa un piccolo specchio. Voglio sperare che tu non abbia mangiato troppi dolci, Peppa! È difficile parlare con la bocca bene aperta. Fatto! Bravissima! Hai dei denti bianchi e sani! Ho preso tutto da me! Adesso posso bere quella speciale acqua rosa? Sì, ma non la ingoiare! Sputala! George, ora tocca a te! No! George non vuole essere visitato. Se vuoi, puoi tenere stretto il dinosauro mentre il dentista ti esamina i denti. Dinosauro! Felice di fare la tua conoscenza, dinosauro! Quello non è un vero dinosauro, è fatto di plastica verde! Tieniti forte! Sei molto coraggioso, George! E ora mi fai vedere i tuoi denti? George non vuole mostrare i denti al dottore elefante. George, apri la bocca, come faccio io! Così va meglio! Ho finito! I tuoi dentini sono forti e sani, George! Sono belli come i miei, dottore elefante! Sì! Papa Pig vuole leggere un giornale. Oggi è un giorno perfetto per non fare niente. Papa Pig adora non fare niente. Oh, accidenti, Papa Pig. Ci siamo dimenticati di badare al giardino. A cosa ti riferisci, mamma Pig? All'erba. Deve essere tagliata. A me piace, Alta. Ha il fascino del selvaggio. Mammina, papino, venite a giocare con noi nell'erba alta. È uno spasso. Va bene, andiamo a giocare con questa palla. Che fine ha fatto? La palla si è nascosta nell'erba alta. Non riusciremo mai più a trovarla. Forse c'è davvero bisogno di tagliare l'erba. Sì, Papa Pig. Vado a prendere il tosaerba. L'avevo messo qui da qualche parte. Eccolo! Papa Pig ha trovato il tosaerba. Sembra vecchio e arrugginito. Non è vero. Taglierà l'erba in un batter d'occhio. Dopotutto un po' arrugginito lo è. Forse dovremmo chiamare nonno Pig e chiedergli in prestito il suo tosaerba. Ma non c'è bisogno di disturbarlo. Devo soltanto spingere con più forza. Il tosaerba di Papa Pig non funziona. Ho un'idea. Chiamiamo nonno Pig. Pronto? Nonno Pig al telefono. Ciao, nonno Pig.
Potresti darci una mano a tagliare l'erba alta? Oh, certamente! Vengo subito da voi! Ciao! Mi sa che questo è un lavoro per Betsy. Nonno Pig sta andando da Peppa con il suo trattore. È mattina. Oggi Peppa e George andranno a casa di Rebecca Coniglio. Mamma Pig guiderà, mentre io darò le indicazioni. Sei sicuro, Papà Pig? Ci siamo sempre persi seguendo le tue indicazioni. Non questa volta, cara. D'accordo. Siamo tutti pronti? Sì, mamma Pig! Allora si parte! Peppa e George sono felici. Non sono mai stati a casa di Rebecca Coniglio prima d'ora. Papino, siamo quasi arrivati? Secondo la mappa, la prossima collinetta è quella di Rebecca. Strano, non riesco a capire. Rebecca Coniglio dovrebbe abitare proprio qui. Ci siamo persi. Sulla collina c'è solo un orto di carote. Dove sarà mai la casa di Rebecca Coniglio? Squeak! Salve a tutti! Rebecca, vuoi venire a giocare nella mia stanza? Nella tua stanza? Ma se non c'è la casa? Peppa non capisce dove sia la casa di Rebecca. L'intera collina è una casa. È la nostra tana. Volete vederla? A più tardi! A più tardi, papino! Entrati! Qui non ci sono scale, ma gallerie! Wow! La casa di Rebecca è diversa da quella di Peppa. Questa è la nostra stanza! Wow! Hai un letto, una finestra e un cesto per i giocattoli, proprio come noi! Ma certo! Mi piace la tua casa! Vorrei tanto essere un coniglio. Trovato! Posso insegnare a te e a Giorgia ad essere conigli? Sì, ti prego! Primo, dovete storcere il naso e squittire, come noi. Squeak, squeak! Squeak, squeak! Mamma, perché stai dicendo delle parole così strane? È francese, Peppa. Significa buongiorno. Come stai? E poi che cosa dice? Dame, j'aime les princesses et jouer avec mes amis. Che bravo, papà! Sono un vero esperto di francese. Che cosa vuol dire? Papà Pig pulisce gli occhiali per poter leggere più chiaramente. Non capisco. Non ha nessun senso. Significa, mi piacciono molto le principesse e giocare con i miei amici. Era quello che stavo per dire, infatti. Anche io voglio parlare in francese. Magari puoi parlare con Delfino Asino. E come? Ha scritto il suo numero sulla sua lettera. Evviva! Bonjour. Est-il possible che Peppa parle a Delphine? Mamma Pig chiede se Peppa può parlare con Delphine. Pronto? Bonjour. Bonjour. E poi che cosa devo dire? Comment ça va? Comment ça va? Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Che cosa ti ha detto? Delle cose in francese. Bonjour, George. Comment ça va? Peppa sta chiedendo come stai in francese. Dinosauro. No, George. Non capisci niente di lingue straniere. È mattino. Il signor Zebra sta consegnando delle lettere a casa di Peppa. Posta! Evviva! Peppa, mi fai vedere che cosa hai lì dentro? Certo, una mela. Anch'io, ma la mia è verde. Scambiamocele. Ok. Peppa, Susie, cosa state facendo? Susie mi ha chiesto di farle vedere il mio pranzo. Peppa mi ha detto di scambiarci le mele. Oh, non importa, ma vi prego, lasciate qualcosa per il picnic. Sì, Madame Gazzella. L'autobus è arrivato alle pendici dei monti. La strada è molto ripida. Forza, autobus! So che ce la puoi fare! Forza, autobus!
Peppa e i suoi amici sono sulla vetta del monte. Guardate che vista! Wow! 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 Chi ha parlato? È stata l'eco, tesoro. Che cos'è l'eco? Un eco è il suono che si ripete quando si grida in montagna. Ascoltate! Yodole, hee-hoo! Yodole, hee-hoo! Yodole, hee-hoo! Yodolei, io! Yodolei, io! Yodolei, io! Gli echi sono divertenti. Andiamo a fare il picnic! A Peppa piacciono i picnic. A tutti piacciono i picnic. Dove sono le anatre? Saltano sempre fuori quando ci sono dei picnic. Che tontolona! Non ci sono anatre in cima alle montagne. Oh! Salve, signora anatra! Vuole un pezzo di pane? Oggi le anatre sono davvero fortunate. C'è un sacco di pane.